valenza straordinaria, in particolare per quanto riguarda l'aspetto culturale. È un evento musicale con il quale si intrecciano pure eventi prettamente archeologici, storico-artistici e gastronomici. È un fenomeno attrattivo notevole e questa è la finalità per la quale è stato organizzato e contiamo insomma che alla fine dell'evento possiamo annoverare in questa splendida cornice che è il parco, l'area archeologica del Comune di Tiriolo, migliaia e migliaia di visitatori. Questo è il fine, quello di far fruire questo patrimonio, questo ingente patrimonio archeologico alla comunità locale e anche quella che viene da fuori. Sì, intanto questa è la prima edizione che si fa a Tiriolo, la quindicesima nella storia del festival, ma diciamo, la prima che si fa in una nuova ambientazione, non solo come luogo ma anche come periodo. È stato un po', diciamo, è venuto fuori un po' per caso e un po' per scelta. Noi ci auguriamo che Tarantella Power ritrovi non solo tutto il suo pubblico, quello affezionatissimo che ci segue da oltre 15 anni, visto che ci sono stati 2 anni di pausa, ma anche nuovi afflussi. Noi abbiamo avuto molte prenotazioni anche per i corsi che verranno svolti qua nel pomeriggio, non soltanto di musica, cioè canto, danza e strumenti, ma anche per la tessitura, che è una tradizione tipica di questo luogo. E diciamo, il festival è un'occasione proprio per la conoscenza non solo della musica, della tradizione musicale, ma di tutta la cultura di un territorio, in questo caso di un paese antichissimo, e noi siamo proprio accanto a questi reperti che, diciamo, danno anche una nuova cornice al festival. E voglio anzi sottolineare che, diciamo, una delle iniziative del festival sarà proprio il restauro di alcuni reperti archeologici, di alcune monete, che verrà fatto in diretta durante i 4 giorni del festival, proprio qui nel museo alle nostre spalle. E questo è una sorta di, l'abbiamo chiamato cantiere aperto, proprio perché vogliamo che ci sia una conoscenza diretta anche dei visitatori che verranno, anche rispetto a questo aspetto, e diciamo per anche fornire qualche conoscenza in più. Beh, per noi è sicuramente un motivo molto importante quello di partecipare a un'iniziativa, prima di tutto culturale, ma per diciamo, motivi strettamente statutari dell'attività della LILT in quanto ente pubblico, è quello della promozione e della cultura della prevenzione. È in quest'ottica sicuramente la prevenzione primaria, quindi i sani e corretti stili di vita. Quindi quale migliore occasione, magari dopo le festività natalizie, dopo essere stati per diverse ore seduti a tavola, fare una bella danza, una bella tarantella può sicuramente assolvere al compito di un sano e corretto stile di vita, perché si fa esercizio fisico. Quindi l'invito della LILT è quello di continuare sì a festeggiare, a divertirsi, ma allo stesso tempo a ballare nell'occasione specifica per mantenere il corretto stile di vita e l'esercizio fisico. Quindi quale migliore occasione che fiancheggiare un'organizzazione così importante, così storica sul territorio, è proprio perché in ambito provinciale per noi era un'opportunità essere presenti e divulgare il nostro messaggio. Nell'occasione specifica saremo presenti anche con delle visite senologiche gratuite, quindi sarà il momento giusto per avvicinare le giovani donne e sensibilizzarli proprio nella prevenzione del tumore al seno.